E benvenuti su Hubbels, il mio canale sul tubo italiano, con me il dottor Meg. E qui a farci da guest, anzi da host, guest. Il signor Lune. Molto bene. Altro, è normale che qui non funzionava? Che cosa? Non mi ricordavo questa cosa che la telecamera non si girava durante... La telecamera? No, non si girava. Non mi ricordavo questa. È a visuale isometrica. Allora, non possiamo far partire la Coppa ancora. Non mi ricordo, dottore, avevamo da leggere qualche fax? In teoria no, perché dobbiamo, invece, ci eravamo fermati a metà di un gioco. Ah, è vero. Che tra l'altro, devo dire la verità, fino adesso è quello che mi piace di più. Perché c'ha un design dei livelli di combattimento molto pulito, senza quel cyberpunk del cazzo del primo episodio. E c'è la parte drag race che comunque lascia il tempo che trova, però comunque è una variazione sul tema. Se devo scegliere tra questo e il livello che dovevi girare le strade per arrivare alla casetta, quello direi che non ho dubbi. Quello era leggermente estenuante, diciamo così. E soprattutto molto meglio la visuale dall'alto che il picchiaduro orizzontale su questo per la tipologia di gioco da cui parte No More Heroes è forse soprattutto in co-op. Tutte le volte la dobbiamo vedere sta roba? Perché lui giustamente rientra all'interno del gioco. Apposta. No, vabbè, però se si poteva saltare la... Mi sa che dobbiamo andare a fare i lavoretti perché... Sì. Lavori di pulizia. Perfetto. Allora, mo... Io non mi ricordo più un cavolo, dottore. Mi sa che avevamo fatto il 64... Avevamo pulito il 32esimo che avevamo anche trovato il segreto. Esatto. Dall'ottavo l'avevamo preso io. No, l'ottavo no, perché l'ottavo non ci ricordavamo che cosa avevamo scelto all'inizio e alla fine. Quindi bisognava volendo potremmo rifare l'ottavo, per intenderci. Facciamo l'ottavo. Lo rifacciamo due volte, quindi andiamo prima tutto da una parte, poi tutto dall'altra. Aspetti un attimo, signore. Esatto. Mi attivi, tra l'altro dovremmo guardare se abbiamo la possibilità di fare il livello. Ah, è vero. Ma guardiamoci subito. Allora, aumento, livello, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, sì. Lei può... Io sono l'ottavo. Sì, vada lei che è così. E poi guardiamo se avevamo delle skill nuove. Mi sembra di no. Ci avevamo già guardato. Mi sa che lei aveva cambiato la skill sua recentemente. Vediamo. Il BNBL, sì, quello... Questo però non l'avevo attivato, come mai? Non l'aveva mai provato, questo è vero. No, perché non ce l'ho attivato. Allora, vediamo un attimo. Beh, deve... Blocchi e personaggi. Attacco elettrico. Il laser. Ah, è vero, il laser l'avevo. E lancio una bomba. Sì, sì, no, va bene. Mi va bene questo set qui. Allora. Guardi, se mi permette... Allora, io avevo il Psycho, che era quello che bloccava, che era più da... Esatto. Lo tengo io. Questo qui assolutamente lo tengo io. Questo qui assolutamente sì. Ah, questo c'era, diciamo, l'aspirapolvere. Poi c'era questo qui, il Sosia, che ci piaceva più l'aspirapolvere, abbiamo detto. Esatto. Il Destroy, la parete, non ha senso. Il BNL, il Triple Clown era quello che ti permetteva di ubracarti. Quindi avevamo visto che era controproducente se non usato in maniera perfetta. Va bene. Allora, andiamo prima a... Ah, qui avevamo fatto un misto, signor Lune, per cui tanto vale che... Andiamo poi... Vabbè, no, adesso possiamo provare. Mi sembra che fossimo partiti con la destra, quindi forse possiamo andare a sinistra. Ok, iniziamo a menare le mani. Questi vanno giù tranquilli con un colpo forte, in realtà. Ma anche con un colpo debole. Ah, sì? Meglio. Dipende, non sa cosa ci vuole. Ok,
posto. E vabbè. Non ricordavo come si faceva il salto. Com'è? E corriamo come sempre. Io sono azzurro, il dottore è verdino. Proviamo a sinistra? Proviamo a sinistra. Anche per questo mi sembrava abbastanza corto, se ricordo bene, perché non abbiamo... Beh, corto anche perché probabilmente abbiamo imbroccato subito la strada. Uno, due. E basta. Intanto, giusto per fare due chiacchiere, il giovine Elmo mi è diventato gamer e quindi ottime notizie sul fronte della continuità di Hogwarts. L'unico problema è che mi è diventato Nintendaro e sappiamo che Nintendo non è che ama particolarmente i gameplay dei suoi giochi su... Che caspita sta succedendo? Io devo... No, non lo so, mi sa che ero stato braccato, preso dal mostro. Vabbè, ma ormai. Eh no, ma mi faceva le mosse. Che cazzo devi fare mosse? Possiamo andare indietro? No, perfetto. Quindi ho sbagliato, dovevamo andare a destra. A sto punto facciamo tutto a sinistra. Facciamo tutto a sinistra e poi tutto a destra. Qui in realtà mi sembra di ricordare che fosse attaccato. No, mi ricordavo male. Però insomma, cose belle. Cose belle su Hobbes, il mio canale è italiano. Attualmente il giovane Elmo sta giocando con una 3D XL gentilmente regalata. Ah, c'è il Solskjaer. Sì, il mio Double Ganger. No, merda! Vabbè, il Double Ganger, mica parte. E la madonna, bella quella mossa. È il terzo livello delle mosse speciali. E scarico, signore. Ah. Molto, molto bello. Il burro. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Guardi, signor Lune, vada con il super colpo della vita e della morte. Quale dei tanti? Quello dell'altro. Non mi ricordo come si attiva. Ah, sì, così. Sono mezzo scarico. Possiamo andare solo a destra, quindi direi che... Allora, così faremo. Ma adesso ci sarà la pecora, no? La pecora no. E vaffanculo, guarda. Sto prendendo una quantità considerevole di danno. Aia. Sono riuscito a colpirla anche se non l'ho presa direttamente. È incredibile questa cosa. Ah, signor Lune, lei è mezzo morto. Un attimo, venga da vicino a me che... Vadi. Aia. Ma adesso è messo così male, prima non era... Vabbè, mi hanno scassato. Allora, questo qui lo blocchiamo, eh. E gli facciamo anche... Oh, le! È riuscito a liberarsi proprio alla fine perché ha fatto il danno, merda. Era ora. Allora, abbiamo scelta qui, no? Per forza dritto. Attenzione. Quindi dobbiamo andare per forza a destra, signor Lune. Mi dispiace dirglielo. Abbiamo sbagliato tutto. Vabbè. Rifacciamo. Quindi. Sempre ottavo piano. Ah, che poi chiedo scusa. Avevamo trovato tutti e due i segreti, in verità. Qui? Mi sa di sì, perché... Ah, no! Manca uno. Dovevamo trovare il quello corridoio... Quello col bugurro dorato. No, dovevamo trovare il corridoio dove c'era tipo... Le panchine. I target... quindi dobbiamo andare a destra.
perché adesso siamo andati a fare i streaming dipendenti proprio instant così. Ho la memoria di un pesce rosso. Scasso tutto. Ale. Erano così duri anche prima, mi sembrava che avessimo iniziato con gli sberlini. Beh, prima c'era. Ah, ancora? Sì, questo me lo ricordavo. Qui sono quelli che esplodono e qua è la pena di allontanarsi. Andato. In teoria, ok, adesso a destra. Via. Ah, le panchine, dottore. Ma come diceva lei, adesso guarda, riprendiamo le foto. Visto che faccio tantissime foto, sarà tipo la prima o la seconda. Infatti, ancora la ancora questa. Vede, c'è qualche merda davanti. È tipo un... Quelle sono monetine e poi... Però c'è qualcosa davanti, sì, c'è tipo un paravento, sì. Quindi... Ah, mi ero dimenticato del particolare del paravento. Era quello che ci avevamo provato in diversi punti, ma dopo lei giustamente mi ha detto, ma qui c'è un... Ecco, via. Bene. Ora a destra. Vabbè, sempre a destra. Oh, giusto a puzzare l'occhio, Niente. Beh, in verità potremmo fare entrambi i corridoi, ma... Neanche è vero che se questa non è la strada principale, in teoria ci dovrebbe rimandare indietro. È vero. Posto. Carico. Madonna, come corre questa? Ah, niente, ho preso lei. Tra l'altro questo è il suo double ganger, no? È solamente straveloce. Ma c'era capitato già questo stronzo qui? Lei, se a lei al laser, signor Lune, gli faccio lo schirapolvere. Guarda col laser. Va bene. Merda. Ho sbagliato il tasto. Strano, peraltro. Molto strano. Ok, ricarichi. Posto. E destra sia. Nemici già qui nel corridoio? Questa però me l'ho, secondo me me l'ho ricordato io, l'avevamo già fatto. Non vorrei dire. Vabbè, si sta che possiamo averlo già fatto. Tanto c'era una roba a sinistra che adesso vediamo se si può andare. È assurdo il primo livello con il più composto. Sì. E lei, signor? Sì. Adesso cerco di... Ok. Aia. Pronto. Mi si è messo davanti proprio nel momento in cui l'ho lanciato l'attacco. Mi sembra giusto. Un attimo che mi vado a ricaricare il tiro. Ce l'avrebbe il turbinio della vita moderna? Perfetto. E dove sono andati? Sì. Facciamo la vecchia. Ne arrivano altri. Ah, ma qui c'era il coso, lo so. Ah, avanti. È vero, signor Lune. Allora guardi, con lui uso la mia finisher che ce l'ho già carica. Posto. Mi sono ricordato dopo, chiedo venia, purtroppo. Però quando ho visto che che continuavano ad arrivare ad oltranza, lui me l'aveva. Mi ha messo male, scrivo un attimo che la curo, lei rimanga pure tu. Ah.
Mi stavo spazzolando la faccia, dottore. Molto bene. Ta 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 ta. Qui non si può più andare. Qua sì. No, dove ne veniamo. Ah beh, giusto. Ah, così, perfetto, va bene. Adesso vabbè. Io direi che per il momento a sto punto facciamo il 64esimo piano. Sì, a sto punto sì. Almeno andiamo avanti. Questo ottavo piano è abbastanza problematico, anche perché c'è altra roba da prendere che non abbiamo preso e altre vie da esplorare. Però ho fatto bene come ripassone, perché adesso possiamo minare con i cani. Cazzo. Ah, non l'avevo visto, però, sennò gliela... Non è morta? Non credo. Forse adesso sì. Un attimo che mi devo ricaricare, che avrebbe troppo fuoco le polveri. Non mi ricordo come si faceva a lanciare il colpo. Perché io non ce l'ho, signor. No, non so come faccio. Non mi ricordo come faccio io a lanciarlo. Non è servito un cazzo. Non mi ricordo come faccio io a lanciarli. Che cosa? In singolo. Preme apposta il premuto da solo un po' te. Ah, ok, posto. Non mi ricordavo questa cosa, ecco. Destra o sinistra? Non ci ricordiamo. Ah no, chiedo scusa. Sono errore obbligata. Errore mio. Pensavo di avere le voci in capitolo nella scelta. Nella scelta invece non ce l'avevo. Perché... Ah, mamma mia. Lei c'ha il laserone, signor Rune, guardi. Sì. Vada pure super laserone. Rune. Troppo tardi. Sbagliavo tasto, chiedo bene. Oggi il signor Luna è un po' addormentato, chiedo ma ha fatto la notte, ha fatto la notte. L'ho fatta sabato mattina, quindi no. Però, va bene. Fanculo. Ma vaffanculo! Mi hanno bruciato diverse finte. No, l'ho appena usato. Mi dispiace di dirlo. Ah, me lo ricordavo più funzionale la mia finisher. Sono tre colpi. I suoi sono tre colpi. Non so com'è. Ma merda. Oh, ti ho preso adesso. Se lei ha il pillolone io posso avere l'aspirapolvere. Ok. Vado con l'aspirapolvere, vada. Vai, siamo riusciti. Ed è stata una fortuna perché in realtà... Mi rallento. Perfetto, gliel'avevo attaccata addosso. Mi pare di capire che il combo amico non ci sia. Non per fortuna, perché sennò sarebbe peggio dei nemici di noi stessi. Come danni secondo me non c'è il combo amico. Come invece... Fastidio stessi. Sì. Anche qui scelta obbligata, per cui non è che c'è tanto da ballare. Così sia. Te chi sei? Vabbè. Ho finito i colpi, signorone, quindi un attimo mi dai. Vedo 45 e basta, faccio io con la mia finisher. Vuole provare a lanciargli il... A posto. Ah, ma non è ancora morto? No. Ok,
l'ho rallentato, per cui se deve fare qualcosa lo faccio. Andato. E lui ci saluta male. Se vuole venire vicino, signor Rune, mi cura. Vada. E la cura. Io accetto di buon grado di essere curato da lei, dottor Meg. Ale. Così abbiamo anche un po' rimpinguato le finisher. Le, cosa come, che male non fa, visto l'uso intensivo. Le mosse speciali, tutte le finisher. Le finisher vanno in e via! E andale, pulizia qui! Madonna, che cazzo. No, no, il no! Bugoro, bugoro, bugoro! Bastardo! Posto. Ok, andate. Bucoro maledetto! L'ho preso? Mi ha preso a me. Ecco. Quindi? Ah, mi sa che si è aperta la porta, signor. Si è aperta? Sì. Allora, si è aperta qui e si è aperta anche giù? Sì. C'è anche il tipo del ramen, peraltro. Cos'è qui? La pietra azteca, Benvenuto, benvenuto. Voglio un tuo ramen migliore. Ma certo. Ecco qua. Stai un arrabbiato. Che cosa avremo mangiato stavolta? North Star Ramen, un tipo di ramen piccante. Questa mostra di te vi fa provare emozioni forti. Molto bene. Abbiamo le finisher al abbiamo la finisher al massimo. Di sotto c'è l'altro? Non potevamo andare, secondo me, era bloccato. Vediamo, lo scrupolo. E che cazzo? Ah, ha ragione. E poi non capisco come sia possibile, visto che mi sa che non abbiamo ancora scelto una singola strada. Esatto, però va bene. Merda. Perfetto, bravo. E adesso niente, dobbiamo andare per forza. Ah no, possiamo passare. Ah no, abbiamo fatto il giro, mi sa. Quindi dove ne vediamo però, Esatto. Bella questa. C'è anche il tappeto. E qui da dove ne veniamo prima, esatto. Che dopo qui torni. Esatto. Qui dopo torni dove c'è l'ometto del ramen. Perfetto. L'altro giorno ho mandato i takoyaki. Oh! Di nuovo, sembra che sia fornitore. Ha sentito l'esigenza di guidare una skyline dopo? No. Male. E io se lei signor Lune è pronto, gli faccio l'aspirapolvere. Vada. Volta ha funzionato e vabbè, tutti e tre meravigliosi. Perfetto. Io non capisco com'è che non mi si ricarica. Eccoci. Era no, questo è il GZZ, no? Ah, beh, se vuole provare, signore. Possiamo provarci. Tanto, vediamo. Allora. Mi sembrava un po' diverso, però. Ma sai che ci potrebbe anche stare? Allora, perché? Vediamo un po', eh. Ed era lui. Perfetto. Tutto abbiamo preso. Molto bene, molto bene. Ok.
adesso che abbiamo risolto questa cosa importantissima, questa querel col Buguro, cos'è? Eh beh, è il motivo per cui siamo Gearbox venuti... V per Victory. Potevamo esplorare la stanza per vedere se c'erano altri misteri misteriosi. Io non mi ricordo chi era l'ultimo ad aver guidato. Mi sa che ero io, signorone, che ci avevo messo un po' per... Il telefono era per... Ti chiama lui, ci chiama giusto. Cosa. Direi che proviamo e poi salutiamo i nostri astuzzi. La Demzem Tiger. Ale, questa è la finale, ragazzi. Top. Allora, non mi ricordo i tasti, giusto? Allora, A per accelerare. Sì. Questo per la nitro. Però deve cambiare il gear con... Deve cambiare il gear, signor Bond, esatto. Vada, deve cambiare. No, sbagliato. Vada adesso. Adesso. Di nuovo. Adesso e vada col nitro, via. Non lo riprendo neanche se mi metto a pregare in ginocchio. Io direi, dottore, che glielo faccio fare a lei. Più che altro c'è un unico piccolo grande problema, che anche col nitro attaccato siamo veloci come lui. Perfetto. Quindi direi che se non becchiamo il subito la seconda... Nel primo grip siamo non messi benissimo, direi. Tentiamo il secondo try e poi proviamo nel prossimo episodio. Anche perché si è fatta una certa. Vabbè. Può dare gas adesso, dottore? Vada! Come sta? Con il tasto dorsale, dottore, che le prende la pressione. Ancora? Ancora. 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 Ho sbagliato. No. Niente. E niente, con questa delusione deludendo è il tempo di salutarci. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a commentare e scrivere se ancora non l'avete fatto. Seguire altre serie. Stavolta, dottore, sarò io. Vada a dirlo, perché mi è capitato di rimetterci mano di recente e non vedo per quale motivo non lo sponsorizziamo mai. Stuntman, una serie che ci ha fatto tanto divertire e che ancora aspetta. Allora, io aspetto. Allora, il signor Lune nella prima serie di Stuntman mi ha promesso che col fatto che c'era un briefing fatto decentemente nel secondo capitolo, il secondo capitolo sarebbe stato uno zucchero farlo. Io lo aspetto al varco. Il gioco c'è? Il gioco c'è. Allora, guardi, io sono vediamo come siamo messi. Se non esce Caped, il DLC di Caped prima che abbiamo finito coso. Il prossimo gioco potrebbe essere Stuntman 2. Sì, perché io voglio vedere il dottore l'ha detto, il dottore. Io voglio vedere se con un briefing fatto umanamente si riesce a fare sto cazzo di gioco. Io resto dell'idea che rimarrà molto deluso da ciò, ma... Questo è... No, ma allora, tutta la difficoltà di Stuntman, ricordiamo, è solo sul fatto che ti dicono, guarda, te vai lì e fai delle cose. Ma, esatto, cioè, ma che comunque ti pagano. Ma così, cioè proprio detto, cioè, tu vai lì, fai un po' di salti, poi giri nel mercato e torni indietro. E detto così, dici, vabbè, sì, sarà una roba... Cioè, poi scopri quando arrivi che non è così semplice. Merde, merde. Quali migliori premesse per una serie epica. Esatto. E niente, ragazzi, Obbers, il mio canale... Sul Top Italiano. Ciao! Ciao. Obbers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Lane, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, vabbè. È una fonte... Cioè...